www.redigio.it e la storia continua. Dal ponte di Aureolo alle tracce di Leonardo. Canonica e Vaprio, due borghi che si guardano, l'uno e l'altro affacciati su una diversa sponda dell'Adda, ma uniti in un unico comune destino. Li unisce un ponte, da sempre. Il primo venne realizzato nel 200 d.C., l'attuale a cavallo tra 1956 e 57. Canonica e Vaprio possono essere simbolo del lago Gerundo, perché i loro territori fanno parte da sempre, a pieno titolo, della zona dell'antico specchio d'acqua, trovandosi alla sommità geografica dell'antico lago. Per questo non è possibile parlare del Gerundo senza dedicare uno spazio a questi due paesi. Due bei paesi, è giusto precisare, visto il loro fascino, a vederli così accovacciati sull'Adda, quasi fossero due innamorati che si osservano da sempre, con gli occhi l'uno sull'altro, solo e soltanto. Da un lato, quello milanese, ecco la maestosità di Villa Melzi de Ril, il Belvedere, un verde che fa assaporare al solo sguardo il fascino della Brianza, così lontano dallo smog milanese. Vaprio ha qualcosa di misterioso nel suo insieme. Il Naviglio della Martesana, che scorre veloce accanto all'Adda con la sua mole di acqua e che, poco oltre Vaprio, si snoderà per sempre dal fiume per raggiungere il capoluogo lombardo, portando la campagna in città, come voleva Leonardo. E proprio il grande maestro, secondo la tradizione, a Vaprio, avrebbe trascorso una parte della sua vita, non solo. Da Vaprio, osservando Canonica sull'altro lato dell'Adda, avrebbe tratto spunto, si dice, per il paesaggio che sta alle spalle di uno dei più grandi capolavori artistici del mondo e di tutti i tempi, la Gioconda. Chissà se Monna Lisa era un abitante di Vaprio o di Canonica? E chissà se Leonardo, oltre che per il passaggio, si sia ispirato al sorriso di qualche donna del posto per immortalare le labbra così misteriose della Gioconda? Non sapremo mai. E sul tema si possono soltanto fare delle fantasie, ma affascinanti ipotesi. Sul lato opposto, quello bergamasco, era Canonica, con il campanile della chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista che svetta sopra le case del borgo e con a lato l'imponente e scenografica Villa Pagnoni. Anche in questo punto l'Adda, la vegetazione, al meglio sulle abitazioni e il passaggio è piacevole alla vista. E in questo modo, sia che si arrivi da Vaprio sia da Canonica, l'impressione è sempre la stessa, serena e misteriosa allo stesso tempo. Oltrepassare l'Adda in questo punto non può passare inosservato anche per chi percorre l'ex statale 525 Bergamo-Milano, tutti i giorni per lavoro. L'Adda qui non segna un confine, come c'è nelle cartine geografiche, segna semmai una continuità tra due borghi che hanno condiviso un passato comune e che hanno sempre voluto considerare la loro unione attraverso un manufatto, un viadotto, durante l'epoca romana e un ponte di oggi. Il ponte si chiama Pons Aureoli e dà il nome all'attuale Pontirolo Nuovo. L'odierna struttura del ponte risale alla metà del Novecento, quando venne costruito al posto del precedente ponte in ferro, che risaliva a sua volta alla fine dell'Ottocento. Di quest'ultimo ponte, oltre alla memoria
diretta di molte persone, oggi ultra sessantenni, restano anche alcune fotografie che ci rimangono nella struttura, molto semplice quanto funzionale, che ricordava un po' i ponti ferroviari, tra l'altro in discesa da Vaprio verso Canonica rispetto all'attuale. Il ponte che vediamo oggi venne invece inaugurato il 1 maggio 1957 ed è in cemento, è lungo 95 metri e presenta un'arcata a mezzaluna che richiama la precedente struttura in ferro. Il perché a metà del Novecento si decise di realizzare un nuovo ponte è presto detto. Negli anni del boom economico era ormai necessario adeguare una struttura così fondamentale all'aumento costante del traffico lungo l'allora statale del Brembo, tra le principali vie di collegamento tra il Milanese e la Bergamasca. Canonica e Vaprio sono sempre stati paesi di confine e hanno saputo fornire al viandante di turno, a piedi o con i carretti nei secoli passati, in auto o camion più recentemente, delle strutture adeguate alla necessità. Forse pochi ricordano che il nuovo ponte venne costruito sopra il vecchio di ferro. Quest'ultimo venne poi semplicemente smontato quando era pronta la struttura presente. Il ponte di ferro era più basso, dunque, rispetto all'attuale. Ma perché l'attuale ponte, così come i suoi predecessori portano il nome di Pons Aureoli? Letteralmente significa ponte di Aureolo e Aureolo faceva di nome Marco Acilio ed era un luogotenente romano che venne ucciso nel 268 d.C. proprio in queste zone tra Canonica e Vaprio. A ucciderlo fu niente meno che l'imperatore Gallieno in persona. Aureolo pare volesse fare quello che oggi chiameremo un golpe. Molto più semplicemente voleva usurpare il trono di Gallieno, il quale, dopo averlo ucciso, gli riconobbe comunque la degnità di avversario di elevato rispetto, motivo per cui il suo successore, Claudio II, fece realizzare il primo ponte e volle dedicarlo proprio ad Aureolo. Dal latino dunque Pons Aureoli, il ponte di Aureolo. Da Pons Aureoli a Ponsaureoli, a Ponsaroli nella parlata popolare, poi a Pontiroli e infine a Pontirolo, e i passaggi furono piuttosto brevi. Tanto che la struttura diede il nome all'antico borgo di Canonica, che come noto si chiamava Pontirolo. E come spesso accade nella toponomastica italiana, diversi paesi prendono il nome da strutture simbolo. Potremmo dire quindi che a Canonica è arrivata prima il ponte del paese. La storia locale ci ha tramandato le successive vicissitudini di alcuni abitanti di Canonica e, stanchi di vivere in un territorio di confine, si sono spostati più a est, formando un nuovo paese chiamato inizialmente Borgo Nuovo. Nel Cinquecento, la separazione territoriale dei due Pontiroli, da un lato quello storico, che prese il nome di Canonica dall'antica collegiata dei canonici, dall'altro Pontirolo che aggiunse l'aggettivo nuovo per distinguersi in un impeto d'orgoglio dal primo. Di fatto, dunque, un Pontirolo vecchio non è mai esistito. Di fatto, dunque, un Pontirolo vecchio non è mai esistito in quanto tale nella sua storia locale, visto che Canonica ha subito e modificato il proprio nome. www.redigio.it
la storia continua.